Una lunga attesa e poi tribuna gremita, striscioni, fumogeni e petardi. Questa non è terza categoria. Air Clima Fanciulla, il derby del Bruschini, il derby di Anzio. Bene la squadra di Tontini nel primo tempo, al 20° ci prova Morabito su calcio di punizione, finisce alto sopra la traversa. Ma l'azione migliore al 25°, ottimo il passaggio in verticale di Giancana per Bolletta, ostacolato, tenta con il destro, si oppone all'estremo difensore e poi ci prova Serpa sulla ribattuta, ma Ciaravolo blocca, rischiando qualcosa forse sulla linea di porta. Il vantaggio per la squadra di casa arriva poco dopo in maniera inaspettata, il cross messo in mezzo da Iorio trova l'incornata incredibile di Reccolani che spinge il pallone nella propria porta. Sfortunatissimo il calciatore che porta in vantaggio l'Air Clima, 1-0. Sopra di un gol però le cose si complicano, al 30° Irde da forfè, brutto l'infortunio, è costretto a lasciare il campo sostituito da Adriani, mentre in chiusura di primo tempo episodio chiave, a palla lontana c'è attrito fra testa e bolletta, l'arbitro usa la stessa misura, rosso ad entrambi e quindi squadre che giocheranno la ripresa in 10 uomini. Nel secondo tempo a coprire meglio il campo è però la Fanciulla che mette a pressione con le palle inattive. Al primo minuto la palla si ferma di Ragno, la prende per i capelli e salva così la situazione. Ma di palle alte ne arrivano tante, soprattutto per Enzo Vaudi che ci prova con il lob di sinistro. Finisce di poco alto sopra la traversa. L'Air Clima allora si gioca la carta marrone che prova in progressione sulla sinistra perentoria. Prova poi a concludere con il destro, la palla finisce di poco al lato del palo, ma è sempre la Fanciulla d'Anzio a crederci maggiormente. Da calcio d'angolo ci prova Capitan Ciammaruconi, ancora la Fanciulla che sfonda sulla sinistra, ottima l'azione orchestrata da Menichelli, la palla poi messa al centro, ancora per Vaudi, Ragno respinge corto e complica le cose, ma l'attaccante conclude fuori dallo specchio. Al 35° l'ennesimo cross messo dentro da Reccolani, la palla che rimbalza davanti a Ragno che viene beffato e finisce in fondo alla rete, non ci crede Reccolani che riscatta così l'autogol messo a segno nel primo tempo, pareggio per la Fanciulla d'Anzio, 1-1. L'Air Clima accusa il colpo, allora la Fanciulla ci crede, a 2 minuti dal termine il cross perfetto di Reccolani per la testa di Vaudi ed è rete, una rimonta incredibile quella della Fanciulla d'Anzio che segna con il suo centravanti di spessore, 2-1 Fanciulla con la rete di Vaudi che concretizza il perfetto cross di Reccolani. E la partita ha poi un finale acceso, si beccano Di Fazio e Garzia. Il giocatore della Fanciulla d'Anzio viene poi espulso in seguito alle reiterate proteste. Finisce comunque così, vince il derby la Fanciulla d'Anzio in rimonta e complica la corsa al titolo dell'Air Clima.